Per saltare più lontano serve avere il cuore pieno di sogni e la mente libera. Questa sera parliamo di atletica leggera, lo facciamo insieme ad Arianna Battistella, fresca del secondo posto ai campionati indoor di Ancona nella specialità salto in lungo. Che emozione è stata, Arianna? Beh, non me lo aspettavo, perché comunque avevo saltato sopra i 6 metri solo una volta il giugno scorso e poi stavo gareggiando contro Larissa Iapichino, che è la figlia di Fiona May, e quindi avendo la mamma campionessa europea mondiale avevo molta ansia, e invece dopo alla fine ho recuperato la calma, anche perché la gara è stata abbastanza difficile, avendo fatto 2 nulli ho rischiato di non entrare in finale, poi ho piazzato un salto, altri 2 nulli e l'ultimo salto ho detto: Arianna, o adesso fai qualcosa o perdi tutto. Hai sprecato molti giorni, molti allenamenti, magari per un 5,60, che comunque so di valer di più. E quindi io, che non sono una persona calma, sono riuscita a recuperare tutta la calma possibile prima di saltare il 6,11, che è anche il mio primato personale. Una campionessa non solo nel salto in lungo, perché sappiamo che ti dedichi a tante altre specialità, e allora raccontaci un pochino di più di te. Beh, allora il lungo ho cominciato a farlo l'anno scorso verso maggio, e prima facevi 400 e poi ho deciso di iniziare anche i 200 metri, perché comunque mi piacevano le distanze più brevi dove potevo dare tutto. E quest'anno abbiamo deciso, io e il mio allenatore Federico Fiorini, di provare anche una gara di ostacoli, visto che mi piace questa specialità. Un orgoglio non solo per la provincia di Vicenza ma per l'Italia. Raccontaci un pochino quali sono i tuoi prossimi obiettivi e soprattutto i tuoi prossimi impegni. Beh, ieri mi è arrivata la convocazione nella nazionale Under 20 per andare in questo incontro, questo match internazionale a Minsk in Bielorussia, dove farò la gara di lungo, e quindi sono molto orgogliosa di rappresentare la mia nazione a questa gara, anche perché è stato sempre il mio sogno poter indossare la divisa della nazionale. Hai parlato di sogni, dici allora quali sono quelli che custodisci gelosamente nel tuo cassetto, e poi se sei arrivata già così giovane, così lontano, a chi dedichi questa parte della tua carriera, questa prima parte della tua carriera? Beh, penso che come tutti gli atleti il sogno più grande che si possa avere sia quello di andare alle Olimpiadi. So che non è facile, che probabilmente è molto molto lontano e magari un po' irrealizzabile, però alla fine è un sogno. E non è solo lo sport che mi interessa, infatti vorrei, finito il liceo Brocchi, andare avanti all'università, e mi piacerebbe molto laurearmi o in veterinario o in biologia. E penso che queste vittorie, questi risultati li devo dedicare prima di tutto alla mia famiglia, che c'è sempre stata e ha fatto tutto ciò che poteva, poi ai miei allenatori, sia quelli del Tezze, quindi Luigi Basso, e anche Federico Fiorini, che viene da Verona per allenarmi, e anche agli allenatori del Vicenza, quindi Lorenzo Zoccante e Barbara La, che mi ha seguito nella gara di lungo di Ancona della scorsa settimana.